Buongiorno e buona domenica e benvenuti a questo nuovo programma di Padre Pio TV, Natale con i tuoi. E benvenuto anche al mio compagno di avventura, Angelo. Grazie Arianna e benvenuti a tutti i nostri telespettatori che ogni domenica saranno qui fino a Natale. Mancano esattamente 62 giorni alla festa che tutti noi aspettiamo, il giorno in cui Gesù si fa carne e viene a salvarci. Il giorno in cui tutti ci incontriamo intorno ad un tavolo, con le nostre famiglie e che quest'anno speriamo avrà un profumo di casa e di affetti, viste le distanze dovute all'emergenza Covid dello scorso anno. Ce l'auguriamo davvero. Questo spazio, Angelo, che l'emittente Padre Pio TV ha dedicato ai giovani la domenica mattina, è partito proprio lo scorso febbraio, prima di Pasqua. E chi ci ha preceduto ha fatto compagnia ai tanti ragazzi che ci seguono fino a tutto il periodo di Pasqua. E adesso tocca a noi, un po' emozionati, un po' insicuri, ma con tanta voglia di metterci in gioco e di avventurarci in questo nuovo mondo. Dici bene, nuove esperienze, perché attraverso gli occhi dei nostri inviati vi porteremo in giro per l'Italia e non solo. E non potevamo partire da un luogo migliore. Siamo dinanzi alla cella numero uno di Padre Pio, la cella che è stata testimone di eventi straordinari, di mistiche ascensioni, di immani sofferenze e di quotidiani e singolarissimi fatti di sangue. Ha filtrato anche luci di radiose aurore e ombre tenebrose di notti senza fine. Ed è la cella in cui Padre Pio, la notte del 22 settembre 1968, ha lasciato questa terra. Una stanza che ha visto anche la presenza di tantissimi confratelli di Padre Pio che giungevano qui per aiutarlo, per avere dei consigli spirituali o una parola di conforto per il loro mistero. Nel 1965, in questa stanza, quattro giovani frati, Padre Terenzio Farina da Cerignola, Padre Claudio Ruggero da Campobasso, Padre Attilio Ladogana da Cerignola e Padre Narciso Marro da Cervinara, dopo aver ricevuto il tradizionale mandato con la consegna del crocifisso, vennero qui per la benedizione del loro confratello, più illustre, prima di partire per l'Africa. E anche successivamente, frate Antonio Gambale, nei suoi ricordi disse di essere venuto qui per comunicare a Padre Pio del suo viaggio. E lui si mise a piangere, perché era sempre stato il suo sogno, ma per vari motivi di salute non è riuscito a realizzarlo. Ma i frati che partivano diceva: andate anche per me. Ma Angelo, adesso vogliamo conoscere i nostri inviati, e lo facciamo subito, con un giovane frate. Frate Italo Sant'Agostino, che è qui a San Giovanni da un anno. Fa parte dell'equipe di pastorale giovanile vocazionale della provincia e del santuario. Sì, Arianna, ha anche una passione per la musica, infatti lo vediamo impegnato sempre con il coro. Ma adesso impariamo a conoscerlo meglio. A te la linea, Fra Italo. Ecco, parlando di mondialità, non possiamo fare a meno oggi di considerare a quante opportunità abbiamo oggi rispetto ai tempi passati di poter comunicare, viaggiare, incontrarci. Ecco, questo ci dà e dà soprattutto ai giovani una grande voglia di conoscere, di viaggiare, di spostarsi, di entrare in contatto con le altre culture, di sentirsi parte di qualcosa di molto grande. Ebbene, c'è un rischio in tutto ciò dal quale vorrei mettervi in guardia. Per esempio, tempo fa ospitammo insieme ai frati e ai ragazzi della gioventù francescana un gruppo di bambini provenienti da un paese lontano, un paese povero, e lo abbiamo fatto in sinergia, insieme all'aiuto di un'associazione che si occupava appunto di questo, proprio per dare l'opportunità a questi bambini di vivere una parentesi diversa, conoscere una nuova cultura e magari prendere anche ispirazione di qualcosa di bello da portare nel proprio paese. C'era un ragazzo in particolare che faceva parte di questa associazione che si prodigava molto in questo genere di attività, era proprio in prima linea sempre, spendeva tante energie. Ma approfondendo un pochino la storia di questo ragazzo, scoprì che non aveva più rapporti con la sua famiglia. In particolare c'era la mamma che soffriva tanto perché questo figlio non le rivolgeva più la parola. E un po' io feci la considerazione, dissi: ma guarda un po', questo ragazzo è tanto impegnato su tanti fronti per aiutare gente lontana con tante iniziative belle, però poi in realtà mette un muro anche di fronte agli occhi di sua madre che gli chiede perdono. Ecco, questo è un rischio magari della nostra mondialità, illuderci di creare qualcosa di profondo e qualcosa di bello, ma senza comprometterci effettivamente.
È facile essere mondo con un like su internet, è facile esserlo considerando amici persone che non si conoscono dall'altra parte del mondo e con le quali non si può generare un conflitto. Ebbene, fratelli e sorelle, forse la via per costruire la vera mondialità, abbattendo le tante ingiustizie che ci circondano, è proprio quella di iniziare a tendere la mano e ad abbattere i muri che ci sono con i fratelli e le sorelle che ci sono più vicini. È così che si creerà una rete cristiana, una rete solida, una rete sociale che si espanderà come una macchia d'olio per tutto il mondo. Pace e bene a tutti. Grazie Fra Italo delle tue bellissime parole. E ricordiamo ai tanti giovani che ci seguono che per chi volesse fare un'esperienza vocazionale può contattare la pagina Facebook Vocazioni Padre Pio. Appuntamento alla prossima settimana. Intanto ci ha raggiunto qui un volto noto ai nostri telespettatori. Ci ha accompagnato per l'intera estate descrivendoci in maniera impeccabile la chiesa di San Pio da Pietrelcina. E siamo lieti di accogliere direttamente dall'ufficio pellegrinaggi Marianna Lopes. Grazie, grazie. Buongiorno e buona domenica a tutti. Ciao Arianna e benvenuta. Come dicevo, sei nota ai nostri telespettatori e resterai con noi per tutte le puntate. Perché a te chiederemo tutte le informazioni sul santuario, sui pellegrinaggi? Marianna, siamo a metà ottobre e in queste settimane abbiamo visto finalmente molti pellegrini, non è vero? Sì, certo. Come è cambiato il santuario per quanto riguarda l'accoglienza in sicurezza? Allora, anche il santuario, così come un po' tutte le realtà italiane, si è dovuto adeguare a quella che è la normativa anti-Covid, per cui per quanto riguarda l'accesso ai luoghi di San Pio, la visita a quella che è la vecchia cripta del santuario Santa Maria delle Grazie, la cella dove ci troviamo, fino al crocifisso davanti al quale Padre Pio ricevette le stimmate, è necessario esibire il Green Pass, mentre per quanto riguarda invece l'accesso ai luoghi di culto per la partecipazione alle celebrazioni, quindi in chiesa antica, nel santuario Santa Maria delle Grazie, nella chiesa di San Pio e nella chiesa inferiore dove riposano le spoglie di San Pio, non è necessario esibire il Green Pass, ma bisogna indossare la mascherina e mantenere la distanza di sicurezza. Ottimo, ma i pellegrini da dove vengono? Solo dall'Italia? Principalmente dall'Italia e soprattutto nel weekend, mentre per quanto riguarda i pellegrini esteri negli ultimi 15 giorni abbiamo visto un incremento dei pellegrini dalla Spagna, dalla Polonia, dalla Francia e addirittura un piccolo gruppetto proveniente sia dalle Filippine che dagli Stati Uniti. Quali sono gli appuntamenti che vuoi segnalarci per questa settimana? Allora, sì, per quanto riguarda gli appuntamenti che voglio ricordare sono gli appuntamenti fissi del santuario, gli appuntamenti serali, il Santo Rosario che viene appunto trasmesso anche su Teleradio Padre Pio dalla Chiesa Inferiore alle 20.45 il lunedì, il martedì e il mercoledì, il giovedì l'adorazione eucaristica alle 20.45 nel santuario di Santa Maria delle Grazie, il venerdì sempre nel santuario di Santa Maria delle Grazie alle ore 20.45 la preghiera sotto la croce, alle 21 invece c'è l'ultima fiaccolata di quest'anno. Marianna, vuoi ricordare come fare per contattare l'ufficio pellegrinaggi per avere tutte le informazioni necessarie? Certamente, allora potete contattarci telefonicamente allo 0882 417 500 via email info@santuariopadrepio.it oppure per chi si trova qui a San Giovanni Rotondo siamo sul piazzale della Nuova Chiesa. Grazie Marianna e appuntamento alla prossima settimana. Diamo la linea alla regia. Bentornati, torniamo nuovamente in diretta con Natale con i tuoi. Arianna, è passata l'emozione? Diciamo che siamo circondati da uno staff che ci incoraggia e che ci sostiene. E proprio per questo vogliamo ringraziare i nostri tecnici, che anche se non si vedono, è grazie a loro che andiamo in onda. Roberto Cocomazzi, Vito Ciavarella e Saverio Pio di Cosmo. E un ringraziamento speciale a Fra Nicola Monopoli che ha creduto in noi, facendoci entrare in questo mondo e facendoci vivere questa esperienza meravigliosa. All'inizio per l'emozione abbiamo dimenticato di dare delle indicazioni tecniche per poterci seguire anche sui nostri canali social. Vogliamo ricordare che è possibile seguire tutte le nostre trasmissioni in diretta sulla pagina Facebook Accoglienza Giovani Padre Pio e sul canale YouTube Padre Pio TV. Ma si possono seguire le trasmissioni anche sul nostro sito streaming, teleradiopadrepio.it. E per farvi capire quanto siamo social, abbiamo anche il profilo YouTube, Padre Pio TV.
Una novità quest'anno è la presenza di alcuni giovani, che ogni settimana ci faranno venire l'acquolina in bocca, preparandoci dei piatti particolari e ci allieteranno con delle belle ricette. Stiamo parlando dei giovani studenti dell'Istituto Alberghiero Michele Lecce di San Giovanni Rotondo, che ringraziamo per la partecipazione insieme con i loro insegnanti e il preside Luigi Talienti. Ma siamo prontissimi a vedere il video che ci proporranno quest'oggi sul pranzo della domenica. A voi la linea, ragazzi! Buongiorno, siamo qui all'Istituto Alberghiero Michele Lecce, sono il professor Di Mauro Fabio, assieme al collega Ivano Castriotta e assieme alla rappresentanza degli alunni. Siamo qui per rappresentare un piatto tipico domenicale. Adesso la nostra allieva Maria Lucia spiegherà il piatto. Questo è un piatto tipico del Gargano, quindi che a Manfredonia chiamano zitti spezzati, però si chiamano in realtà zitti lunghi, ed è nato quindi da una fabbricazione di pasta per errore, che quindi ha tagliato male la pasta e quindi sono nati così i zitti lunghi. E questo è un piatto domenicale, quindi legato al Signore, e ora cercherò di presentarlo. La salsa con la quale verrà servito quel piatto è una salsa a pomodoro, è un simile ragù tra virgolette preso con la pinza. Abbiamo preso la padella, abbiamo fatto un tondo di cipolla con olio e foglia d'alloro, abbiamo fatto rosolare gli involtini preparati in precedenza, nei quali abbiamo inserito all'interno una miscela di pecorino, pepe, aglio e prezzemolo, un po' di parmigiano. Ne abbiamo fatti rosolare, abbiamo sfumato un vino bianco e abbiamo aggiunto la salsa al pomodoro. Come possiamo vedere è un simile ragù, soltanto che l'abbiamo effettuato con dei involtini a tubi racchiusi, adesso non so se si riesce a vedere, con degli stuzzi d'aria, che poi giustamente verranno eliminati quando andremo ad assemblare il piatto. Adesso li porteremo a cottura ultimata, facciamo cucinare con la salsa d'accompagnamento e aggiungiamo un goccio d'acqua. Ci mettiamo un coperchio e lo facciamo pippare. Dobbiamo dire, giusto per essere completi, che molte volte noi la carne utilizziamo questa di vitello, eventualmente maiali, come di paese, mentre più a sud la fanno praticamente con carne equina. E il ripieno molte volte mettono anche il pezzettino di caciocavallo, del piccante, in modo tale da insaporire di più durante la cottura del pezzo di carne. Vedete? Perché naturalmente è un piatto unico che viene servito. Fa da primo e da secondo, tutti insieme. Procediamo dopo la cottura della salsa, degli involtini, procediamo alla mantecazione. Abbiamo provveduto una padella, versato appunto un goccio di salsa e della zia. Automaticamente ci mettiamo un altro pettino, accendiamo sotto la padella stessa. Mettiamo un po' di parmigiano. Procederemo successivamente ad effettuare due versioni, sia la versione classica tradizionale, quella tipica di casa, no? E poi la versione rivisitata. Come vedete sono rimaste le pezzoni di pasta che vengono anche utilizzati come legante, perché lasciando l'amido della pasta va collante, quindi si crea una certa consistenza molto cremosa alla pasta. Questo è il risultato finale.
finale dei due piatti preparati oggi, c'è la versione moderna in cui abbiamo messo i ziti di lungo in ordine, poi con la salsa passata sopra, e con la bracioletta tagliata in obliquo e un po' di pecorino. E questa è la versione invece classica, in cui abbiamo sostituito semplicemente il piatto fondo. Benvenuto padre Gleiser Campigno, che viene dal Brasile. Oggi è la giornata mondiale delle missioni. Perciò, cosa spinge una persona a diventare missionario? Sicuramente è un amore molto grande al Vangelo che fa una persona lasciare la sua patria, il suo paese, la sua famiglia, la sua città, il suo popolo per andare lontano. Cioè un amore per il Vangelo, un amore per Gesù Cristo, un amore che tocca profondamente il cuore e che quindi fa che una persona possa giudicare che tutto ciò che aveva è ancora poco per esprimere la gioia che ha dentro di se stessa. Lei viene dal Brasile. Come è vissuta la devozione per Padre Pio? Allora, Padre Pio è molto conosciuto in Brasile. Quasi tutte le parrocchie o tutte le chiese, come qua in Italia, hanno una statua di Padre Pio. I gruppi di preghiera di Padre Pio esistono dappertutto in Brasile. Poi ci sono ancora quelle chiese che durante la festa di Padre Pio preparano una novena a Padre Pio e quindi ogni giorno diventa più popolare, più conosciuto, più amato dai brasiliani. E poi anche Padre Pio è molto conosciuto attraverso i libri che ci sono in Brasile, tanti libri sulla biografia di Padre Pio, film in brasiliano con la lingua portoghese, in portoghese, che raccontano la vita, la storia di Padre Pio. È interessante come Padre Pio raggiunge ai giovani. Tanti giovani, per esempio, che arrivano da noi cercando capire cosa possono fare per diventarsi frate e qual è il modello che li ha spinto. Padre Pio. La vita di Padre Pio, la storia di Padre Pio, il suo rapporto con Dio, la sua vicinanza al popolo, il suo modo di vivere la sua fede, il suo grande amore a Gesù Cristo, in modo tale che ha ricevuto pure lui le stimati. Tutto questo è ciò che tocca il cuore dei brasiliani sulla vita di Padre Pio, sulla testimonianza che Padre Pio ci ha lasciato. E come mai si trova qui a San Giovanni Rotondo? Allora, io sono un studente, un sacerdote studente a Roma. Sono venuto qua nel 2016, qua in Italia nel 2016. Abito in un collegio internazionale a Roma, il Collegio San Lorenzo dei Frati Cappuccini. E adesso mi trovo alla conclusione del mio dottorato e sono venuto qua a Padre Pio proprio per pregare, per concludere bene questo ciclo della mia vita. Una volta che la teologia dobbiamo farla inginocchiati, non è soltanto sul tavolino, seduto, leggendo i libri, ma proprio con la preghiera. Ecco perché mi sono trovato qua. E poi perché Padre Pio, fra i sacerdoti, è stato l'unico che veramente ha ricevuto le stimate di Cristo, cioè si è configurato a Cristo in modo tale che ha ricevuto proprio le stimate del crocifisso, è proprio quello che ogni sacerdote deve diventare, un altro Cristo attraverso la sua vita, attraverso la sua testimonianza, attraverso la sua vita di preghiera e tutto il suo tempo dato, donato a Dio. Papa Francesco ci dice di farci carico e far conoscere ciò che portiamo nel cuore. Cosa possiamo dire ai giovani su questo? Allora, i giovani hanno una caratteristica molto importante che mi piace. Piace a loro essere onesti. Piace a loro che una persona sia molto, diciamo, veritiera, nel senso che veramente faccia ciò che crede, che la sua vita non sia una finta, che la sua vita sia una dimostrazione di quello che ha dentro del suo cuore.
E quindi il mio messaggio ai giovani è che questo che voi avete dentro è dei vostri cuori, questo desiderio così grande che avete dentro di voi stessi, possa veramente essere toccato, trasformato, purificato ancora di più per il messaggio di Dio, per il messaggio del Vangelo, per la vita di Cristo, e che così la vostra vita cristiana non sia una finta di vita, ma sia veramente una vita di un altro Cristo, come è stato Padre Pio, come è stato San Francesco, come sono stati tanti altri santi della nostra Chiesa, come tanti cristiani sono impegnati in dimostrare con la propria vita quello che la fede dice a ciascuno di noi. Grazie. Oggi la Chiesa celebra la Giornata Mondiale delle Missioni e tutto il mese di ottobre è legato a questa tematica. Essere missionario è sentirsi parte di questa terra, è sentirsi di lasciare le proprie radici con la certezza di appartenere a qualsiasi altro posto di questo pianeta. E proprio per questo accogliamo in questo luogo Suor Silvania Ferreira Faustino. Benvenuta. Grazie. Lei è qui a San Giovanni Rotondo all'interno dell'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza. Da dove viene? E cosa spinge una giovane donna a lasciare la propria terra e percorrere la sua strada? Io sono venuta dal Brasile già 4 anni fa. Sono stata a Roma e poi sono venuta a San Giovanni per stare in questa missione all'ospedale di Padre Pio. Quello che mi spinge a venire come missionaria, come apostola del Sacro Cuore di Gesù, è la voglia di amare e servire a Dio, dovunque Lui mi chiama. E com'è nata la sua vocazione? Io partecipavo della Chiesa nelle pastorali, pastorale dei giovani, pastorale dei bambini, equipe della liturgia e quindi avevo sempre la voglia di servire a Dio. E così è cresciuto nel mio cuore il desiderio di servire e amare ancora di più. Così ho sentito nel mio cuore, nel giorno 1º di maggio dell'anno 2007, una chiamata speciale, una chiamata a diventarmi suora. Perché così ho sentito nel mio cuore che il Signore voleva qualche cosa più profonda. Oggi essere missionari non significa soltanto lasciare le proprie terre, ma essere missionari in ogni luogo, all'interno delle famiglie, nei luoghi di lavoro, con gli amici. Com'è cambiato questo aspetto? Sì, per me essere missionaria non è soltanto stare a cammino, stare di qua o di là. Ma essere missionaria è portare la presenza di Gesù dovunque io sia. Adesso ho cominciato a fare la facoltà, sono lì in mezzo ai giovani, proprio lì devo essere missionaria. Testimoniare la presenza di Gesù, il suo amore a tutti. Il 30 ottobre, sabato prossimo, qui a San Giovanni Rotondo, lei farà la professione perpetua. Con quali emozioni vive questi giorni di attesa? Con le emozioni di chi guadagnerà di Dio un grande regalo, perché per me fare i voti perpetui è diventarmi unita a Dio di forma perene, di forma più profonda. È donarmi totalmente a Lui che mi ha chiamato, che ha dato la vita per me. Quindi anche io vorrei dare la mia vita. Grazie, Suor Silvania, e auguri per la sua professione. Intanto ci fermiamo un attimo e cediamo la linea alla regia. Torniamo insieme in diretta su Padre Pio TV, con Natale con i tuoi. Arianna, oggi per noi è una grandissima emozione essere dinanzi a questo luogo sacro, la cella numero uno. Padre Pio si trasferì qui nel 1943. Questa cella è più grande della 5. Qui è dove Padre Pio morì. Ci sono due finestre che si affacciano a sud, oltre l'orto del convento.
Da questa finestra con lavandino, Padre Pio usava salutare i fedeli che stavano giù nel piazzale, agitando il suo grosso fazzoletto bianco. Sul lato c'è un comò con sopra tanti oggetti. Sul muro ci sono diverse immagini. Sulla sinistra c'è una piccola scrivania e un inginocchiatoio. Sul letto ci sono due crocifissi. Sul muro al lato del letto c'è un quadro incorniciato raffigurante la deposizione e un citofono. Ai piedi del letto c'è un dipinto che raffigura la Madonna della Purità in una bellissima cornice di legno intagliato. Nel corridoio davanti alla cella c'era sempre gente, vescovi, seminaristi, fedeli, che aspettavano l'opportunità di dirgli una parola e baciargli la mano. Che grande emozione essere dinanzi a questo posto. Ma adesso andiamo avanti e conosciamo altri ospiti. Ci trasferiamo a Taurisano, in provincia di Lecce, con la nostra inviata Suor Moira Stradiotti, suora infermiera della Congregazione delle Suore di Santa Marcellina, che ha incontrato per noi Padre Ernesto Viscardi, missionario della Consolata in Mongolia. A te la linea. Buona domenica a tutti. Oggi giornata missionaria mondiale. Siamo in compagnia di Padre Ernesto Viscardi, missionario della Consolata, missionario in Mongolia da quasi 20 anni. Abbiamo avuto oggi l'onore di ascoltarlo. E adesso insieme sentiremo da lui che cosa significa oggi essere testimoni e profeti del Vangelo. Non è una domanda semplice da rispondere, testimoni e profeti. Io direi che essere testimoni vuol dire dire qualcosa di cui sei stato presente, che tu hai vissuto. Il testimone è colui che è stato presente a un evento, a qualcosa che è successo, qualcosa che è stato detto, eccetera. Quindi il testimone cristiano è colui che dice il Signore, praticamente, lo dice in tanti modi, in tante maniere, lo dice con la sua vita, lo dice un po' con la sua fede, col suo credere, eccetera. Però deve essere una vita che testimonia, no? Le parole ne sappiamo già tante, ne abbiamo ascoltate tante, e in qualche maniera se ne dicono anche tante, no? In tante maniere. Il testimone è colui che parla di qualcosa che ha vissuto e che gli sta dentro. Mi pare questo l'aspetto più bello, no? Allora, il missionario, il cristiano, di che cosa deve parlare? Parla del Signore, ma non lo dirà col catechismo solo, non lo dirà magari facendo una bella predica, lo dirà con la sua vita, una vita semplice però piena del Signore. La profezia invece, i profeti erano i mediatori, no? Quelli che stavano fra Dio e il popolo di Israele, e prendevano la parola di Dio e la portavano al popolo di Israele, perché Israele potesse rispondere a questi appelli di Dio. Quindi il cristiano anche lui sta lì in mezzo, sta in mezzo fra Dio e questo nostro mondo. E perché ci sta in mezzo? Perché mi piacerebbe che questo mondo diventasse il mondo di Dio, diventasse qualcosa che Dio vuole o come Dio vuole. Mi pare questa una bella cosa, no? Siamo profeti perché vorremmo e ci impegniamo, non solo vogliamo come desiderio e basta, no? Come dire qualcosa, ah, ma che bello, no. Lo vogliamo come qualcosa di vero, di concreto, e ci impegniamo e ci diamo da fare perché questo mondo ritorni ad essere il mondo di Dio come Lui l'ha voluto quando l'ha creato, no? Mi pare questa la cosa più bella e più interessante. Poi ci impegniamo in tante maniere, ci impegniamo da laici nel mondo del lavoro, ci impegniamo da religiosi in altre cose, eccetera. I modi sono poi tanti, le maniere sono così diverse ma altrettanto belle. I luoghi sono anche diversi, no? Perché viviamo in luoghi diversi, eccetera, però sempre vorremmo fare un po' da mediatori, in modo che la parola di Dio arrivi da qualche parte, arrivi alle persone, al loro cuore, e perché poi questo cuore ritorni a Dio, ma ritorni insieme, questa è la cosa importante, no? Che non ci sia solo uno o un gruppo perché si sente migliore degli altri, no, perché il mondo, che è grande, perché l'universo è ancora più grande. In Asia si dice che Dio è grande, e quindi in qualche maniera che questo mondo rispecchi un po' la faccia di Dio, rispetti il suo progetto, che mi pare un po' le due cose che potrei dire così a freddo, perché la suora mi ha preso un po' per le orecchie, mi ha trascinato un po' qui, per cui, ma però mi pare bello questo, no?
essere testimoni perché abbiamo visto, abbiamo sperimentato, per cui possiamo dirlo, profeti, perché abbiamo questo compito di mediazione fra quello che è il disegno di Dio, il suo regno, e quello che è la nostra realtà, che è sempre fattibile, è sempre qualcosa da migliorare. E ci auguriamo di riuscire a farlo, però, non solo a parlarne come facciamo adesso, ma diventi qualcosa di vero per il quale ci impegniamo tutti i giorni. E tanti auguri a tutti. E pregante per la nostra Chiesa della Mongolia, che è giovane, che è ancora piccolina, ma che vuol crescere, diventare una Chiesa adulta. Grazie, grazie a tutti. Grazie a lei, Padre Ernesto. Le assicuriamo la nostra preghiera sicuramente. Lei ci ricordi nella sua. Certo. E adesso, nella lingua locale, mi verrebbe da dire, può augurare a tutti i telespettatori buona domenica. Ah, perché buona domenica noi non lo diciamo, perché in qualche maniera diciamo altre cose. Noi diciamo Mind Hurghi, tanti auguri, ti auguro belle cose, ti auguro che la tua vita sia bella e sia piena del Signore. Va grazie. Bene? Ciao. Grazie e tanti auguri anche a lei e buona domenica a tutti. Continuiamo la nostra carrellata parlando della mondialità, di quanto sempre di più diventiamo cittadini del mondo, e lo facciamo con una vecchia conoscenza di Padre Pio TV, il nostro Alessio, che si trova a Campobasso e che ha incontrato per noi un giovane ragazzo. Sì, Angelo, oggi conosceremo Ahmet, un ragazzo turco che sta vivendo l'esperienza dell'Erasmus. Trasferirsi da soli in un paese straniero comporta sacrifici e spirito di adattamento. Ma la scoperta di nuove abitudini e nuove culture è proprio ciò che prepara ad affrontare qualsiasi tipo di situazione nella vita, con una mente più aperta e flessibile. E allora Alessio, a te la linea. Buongiorno e buona domenica. Siamo a Campobasso, che come saprete, immagino, è una città universitaria, e stiamo per incontrare un ragazzo che vive in Italia da poco più di un mese, grazie all'esperienza Erasmus, che permette a diversi studenti di viaggiare da un paese all'altro e di studiare in diversi paesi, anche per conoscere e approfondire nuove culture e nuove lingue. Stiamo per incontrare un ragazzo turco che si chiama Ahmet e sentiremo cosa ha da dire sulla sua breve esperienza in Italia. Ho parlato prima di tutto con la mia famiglia, con i miei amici, i professori dell'Università di Tokaratay in Turchia, e ho deciso di venire in Italia perché è un posto adorabile per studiare, per vivere e imparare la cultura italiana. Alla fine ho deciso di venire e ora sono qua. Gli italiani sono davvero gentili, disponibili e educati. Quando chiedo qualcosa a qualcuno non ricevo mai brutte risposte. Provano sempre ad aiutarmi per quello che possono. Fin da quando sono arrivato ho sempre ricevuto le giuste indicazioni anche per orientarmi nella città. E sono molto felice dell'ospitalità italiana. Voglio raccontarvi, il primo giorno appena arrivato è stato quello più strano. Era domenica e non avevo ancora un posto fisso dove sistemarmi. Ho trovato una struttura dove stabilirmi per un giorno, ma ho trovato la porta chiusa. C'era un numero attaccato alla porta, ma non potevo chiamarlo con la mia SIM. Mi sono guardato intorno e ho visto un negozio. Sono entrato e gli ho detto: sono uno studente turco, può aiutarmi? Un uomo mi ha prestato il telefono e ho potuto chiamare il numero. Quest'uomo mi ha detto anche: se poi hai bisogno di altro, vieni pure qui. Questa è stata la mia prima difficoltà qui all'arrivo in Italia.
school story for me in Italy. Queste sono state le parole di Ahmet, questo ragazzo turco che grazie all'esperienza Erasmus è qui in Italia a studiare, ha trovato degli italiani molto amichevoli che lo hanno aiutato e lo stanno aiutando nel suo percorso di integrazione, e di questo non ne possiamo che essere felici. Appunto, essere cittadini del mondo è una realtà che i giovani stanno vivendo, ma tutti noi dobbiamo vivere anche nei nostri paesi, anche nelle nostre città. Imparare a essere cittadini del mondo, imparare ad accogliere tutti nelle nostre città, nelle nostre case. Buona domenica a tutti. Arianna, il nostro tempo a disposizione è già finito, devo dire che è volato. Abbiamo passato dei minuti davvero piacevoli grazie ai nostri ospiti e ai nostri inviati. Ma soprattutto grazie a tutti coloro che ci seguono su Padre Pio TV, ma anche sui nostri canali social. Appuntamento allora domenica prossima, puntuali alle 10:30 e in replica alle 16:30. Buona domenica! Buona domenica!